Galleria Roma dà il benvenuto a tutti quanti voi questa sera, in modo particolare all'artista di questa quindicina. Una volta le quindicine erano tutt'altra cosa. Noi in Galleria Roma abbiamo stravolto il significato della quindicina. Ecco, la quindicina di questo turno d'arte è dedicata a Claudio Cristina, che come usiamo fare, accogliamo con un bel applauso per riscaldare l'ambiente. Un attimo, non sprecate le vostre energie, perché un altro applauso lo dobbiamo fare a Gianni Gallinari, che sarebbe Gallinaro. Ecco, l'ho letto 4 volte il nome, come di consueto, e per non smentirmi sbaglio sempre. Quindi un altro applauso al nostro ospite Gianni Gallinaro, che leggerà, ecco, interpreterà, ci dirà qualcosa sulle opere di Claudio Cristina. Claudio Cristina, che non è nuovo a Galleria Roma, anzi è uno dei cavalli vincenti di Galleria Roma, è un artista che noi con piacere ospitiamo quando decide, ecco, di esporre le sue opere. È un artista della nostra terra innanzitutto, e questo è molto importante, perché le immagini che un pittore fissa sulla tela sono sempre le immagini dei propri sentimenti. Questa sera abbiamo qualche cosa di più delle immagini, dei prodotti finali. Questa sera abbiamo lo studium, come diceva Roland Barthes in un trattato sulla fotografia, però che è tutt'altra cosa, però ben abbinabile a questa situazione. Abbiamo lo studium e poi abbiamo anche il punctum, cioè l'opera finale, quello che è la sintesi che l'artista vuole regalare ai posteri, quella che vuole donare all'universo in quanto appunto sintesi del proprio lavoro, dei propri sentimenti. Qualcuno, leggevo qualche cosa, qualche altra critica, senza nulla togliere a Gianni Gallinaro, affiancava l'opera di Claudio Cristina a Cézanne, che ha fatto parte della corrente degli impressionisti, ma gli impressionisti secondo Cézanne erano troppo confusi. Perché? Perché avevano appena scoperto questa possibilità di uscire fuori dallo studio delle accademie, e quindi dalla schiavitù di dover rappresentare precisamente la natura, il reale. E Cézanne era dibattuto tra le correnti impressioniste, quindi queste correnti che macchiavano di luce i quadri, e la necessità però di riprendere i contorni e le forme che davano autorevolezza ai quadri e anche al lavoro degli artisti. Io dico, qua siamo su questa corrente, però Cézanne viveva nel nord dell'Europa, tu invece hai vissuto al sud dell'Italia, anche se con puntate fuori. Io e Claudio Cristina abbiamo delle cose in comune. Dico questo perché Claudio è un giovane pittore, infatti le cose che abbiamo in comune è l'anno di nascita, il 53, quindi se lui è un giovane pittore, io sono un giovane presidente di associazione. Giovani siamo qua. Quindi sulla scia di Cézanne e sulla scia dei colori della nostra Sicilia e dei sentimenti di Claudio Cristina, io passo la parola a Gianni Gallinaro, che leggerà, ecco, secondo la sua interpretazione, le opere di Claudio. Grazie a tutti per essere qui. Intanto buonasera a tutti di nuovo. Io e Claudio abbiamo lavorato già precedentemente per un dalle sue mostre. Nel 2009 abbiamo lavorato insieme alla Galleria a Pesaro e nel 2010 a Milano. L'esperienza invece che volevamo portare qui a Siracusa, dove Claudio tra l'altro non è nuovo, era di un taglio del tutto diverso, perché già dal titolo, l'idea, il disegno, l'opera finita, volevamo che tutti si potessero avvicinare a quello che era la realizzazione finale poi del maestro, ma partendo da quello che è l'idea prima che parte, oltre che diciamo, da un discorso prettamente di guardare il reale, di rielaborare poi quello che aveva visto, di fissarlo una prima volta con uno schizzo veloce. E infatti vorrei partire proprio con una frase che ho desunto dal saggio introduttivo di Massimini, che aveva introdotto Claudio nella precedente mostra di Siracusa. Scriveva Giuseppe Massimini: Claudio Cristina è un pittore en plein air, con i suoi schizzi presi dal vero e rielaborati in studio. Vorrei fare però un piccolo passo indietro per ricostruire un po' la vita artistica di Claudio. Claudio nasce a Siracusa, proprio qui a Siracusa, e la sua famiglia si muove insieme al padre, perché il padre viene nominato annualmente in diverse sedi, in diverse scuole siciliane, quindi la prima fanciullezza è siciliana. Intorno ai 10 anni Claudio è con la famiglia a Roma. Già qui abbiamo un primo ricordo dell'attività artistica del pittore. Nella seconda personale dell'89, fatta presentata da Brunotta, egli ricordava proprio Claudio bambino a Roma, mentre andava in via Margutta e esponeva con i grandi personaggi. Da lì ritornava con le tasche piene di soldi, cui data l'età non dava molta importanza, ma che visibilmente era, diciamo, contento di questa che era stata, diciamo, aveva avuto molto consenso dal pubblico diciamo, della strada. In realtà il Nota ci ricorda Claudio 6-7 anni, in realtà doveva avere intorno ai 10 anni, e ho avuto anche la fortuna di poter vedere da poco delle opere di Claudio realizzate proprio in quel periodo. In effetti si nota per l'età appunto dell'artista, 10-12 anni, c'è una certa maturità espressionistica, potremmo dire, con queste macchie di colore che sono però ben calibrate. Ovviamente il ricordo, data la giovane età, è data proprio dalla vicinanza che aveva con il padre, con il grande Rodolfo Cristina, che l'aveva sicuramente condotto nei primi anni attraverso questa sua vocazione, una vocazione che lo porterà poi ovviamente a quello che possiamo vedere ancora oggi. Quindi dai 10 anni in poi Claudio è a Roma, dove passa tutta l'adolescenza. Lì si diploma e proprio in questo periodo, a 19 anni, espone per la prima volta a Palermo, nel circolo Endas. Siamo nel 72. Successivamente a quella data l'artista vuole trovare proprio una sorta di sfogo a quello che è la sua propensione, e in Italia 2 erano i centri più importanti, possiamo dire, in quel periodo: Roma e Milano. Perché siamo negli anni 60-70, quando c'è il grande sperimentalismo italiano, che viene poi copiato anche in un certo senso all'estero. L'artista non è tanto portato, diciamo, a questo sperimentalismo, quanto invece piuttosto a seguire quello che è stato sempre la sua linea di condotta, ovvero quello della realtà, della sua pittura dal vivo, dal vero, che in un certo senso ripropone quello che, almeno per quanto riguarda il primo periodo della sua vita, quello che è stato il percorso artistico di Rodolfo Cristina. A Milano segue i corsi all'Accademia dei Belle Arti di Brera sotto il maestro purificato, Domenico purificato. E una piccola particolarità: anche il padre aveva seguito i corsi a Brera sotto Carlo Carrà, solo per dare un grandissimo nome della pittura italiana, che è stato uno dei massimi rappresentanti sia del futurismo sia della metafisica. Contemporaneamente il maestro era anche iscritto al Politecnico di Milano, dove successivamente si laurea in architettura. Il periodo successivo lo vede di nuovo in Sicilia. In precedenza aveva rifiutato la cattedra di insegnamento a Brescia per seguire poi quello che era stato un sogno del padre, quello di realizzare un'impresa familiare alla quale partecipano stesso insieme ai fratelli. Non voglio niente, diciamo, poi di percorrere tutto il periodo, altrimenti non finiremo più stasera. È solo, diciamo, quasi annualmente, dagli anni dall'89 in poi, anni 90 in poi, l'artista ha esposto annualmente fino ad arrivare ai nostri giorni. Diciamo, nella mostra odierna, quella di Siracusa, abbiamo voluto ritagliarci una mostra molto particolare, mai tentata, diciamo, dall'artista, ma voluta fortemente sia da lui sia da me, ovvero quello di far vedere, di non soffermarsi solo su quello che può essere il prodotto finale della sua pittura, ma di riproporre, di vedere tutti gli stadi che portano poi appunto all'opera finita. E infatti il disegno possiamo dire che costituisce una sorta di atto creativo attraverso cui poi l'artista esprime quello che è il suo sentimento interno. Possiamo proprio, per capire questa cosa, dividere un po' tutta la mostra in gruppi particolari. Vorrei iniziare con questo dei fiori. Claudio ha l'idea, diciamo, di voler rappresentare un vaso di fiori, di rose. E la prima cosa che fa è quello di metterlo attraverso la tecnica del disegno, realizza il suo schizzo, uno schizzo che è veloce ma nel contempo abbastanza preciso. Infatti, se notate i due acquerelli precedenti, si notano due, anche se in diverse situazioni, però è lo stesso soggetto che viene riproposto dall'artista per arrivare poi all'opera finita. Il senso del colore lo possiamo forse ben notare in tutta la sua produzione paesaggistica e in particolare nell'opera dei boschi, i due quadri che si trovano sulla parete alla vostra sinistra. Il senso particolare è dato dal fatto che l'artista ha voluto prendere un unico soggetto e ha lo ha riproposto in momenti diversi della giornata. Infatti, se potete notare, si tratta sempre di questo gruppo di tre alberi che hanno però delle colorazioni diverse e dei modi di rendere la luce che ci fanno appunto capire questo senso forte e il sentimento, diciamo, del colore che può avere in Claudio Cristina. Lui lo ripropone continuamente anche nelle varie edizioni delle onde. Questa è l'unica che è superstite dopo la mostra di Milano e nelle varie marine. Lo stesso tangentismo forse lo possiamo ben notare nell'opera che poi è stata scelta come locandina del manifesto e anche della brochure, il nodo sdraiato. Se guardate soprattutto le opere di Claudio, egli non chiude il soggetto che vuole rappresentare con un unico colore. Nel quadro, ad esempio, del nudo, la pelle ha una colorazione che ha proprio questi riflessi che vanno dal giallo al rosso, al colore proprio della pelle. Ovviamente tutti sappiamo che la pelle non è che ha diversi colori, ma l'artista in questo caso vede attraverso la luce che penetra dalla finestra e vuole quasi portare al di fuori di quello che è il suo sguardo e farci vedere attraverso i suoi occhi quello che è il suo stato emozionale. Io, diciamo, ho finito con la presentazione del maestro, a cui passo la parola per i ringraziamenti. Grazie. Io volevo prenderti di contropiede. Oltre a ringraziare e a salutare il pubblico, io volevo che tu mi dicessi qual è, tra tutti questi, tra questi quadri, il tuo quadro preferito e perché. Il quadro preferito è il prossimo, perché qua non c'è, qui non c'è, mi dispiace, ma non c'è. Allora, insomma, degli artisti non ci si può fidare mai, abbiamo capito questo. Se uno si ferma, una cosa a parte di che, se uno si ferma in un certo momento, vuol dire che è finito. C'è anche tutto questo, questa è una teoria che io dico per me, perché se io mi fermo nel quadro, il quadro è uno dilettantissimo. Io per me, quando io vedo sarà quello che farò il prossimo, quello che farò il prossimo, quello che studierò. E quindi ho questa visione. Però c'hai qualcosa che ti rimane più di un... ti rimane altro, noi abbiamo detto di noi una cifra personale, cromosomi ci abbiamo dentro di noi. Quella cifra che abbiamo dentro di noi è unica, non è che possiamo cambiarla. Uno fa sempre lo stesso quadro, Mozart fa la stessa musica, Pascoli fa sempre la stessa poesia. È lo stile questo. Sono cifre. La cifra culturale e artistica della persona è immutata, non cambia. E uno fa o lo stesso quadro, o la stessa musica, o lo stesso disegno. Il problema è che lo fa in modi diversi, cerca di trovare dentro di sé la propria realtà. E quindi questo è il modo di fare arte. Io volevo dire una cosa, volevo ringraziare tutti voi per la vostra presenza. A Galleria Roma, l'opportunità di venire a presentarvi le mie opere. Questa è la generazione, sono contento perché dimostrare le proprie opere è già un fatto importante, perché è un esame che si fa, e quindi se il pubblico accetta le opere che fa un artista, vuol dire che è un fatto molto importante. Il secondo ringraziamento lo devo fare a una persona purtroppo che non c'è più, che mi ha dato la possibilità di scoprire quando nasce dentro di me piacere, l'amore per l'arte. Io ho un debito enorme che non posso dimenticare, un debito con mio papà, che ha dato una eredità immateriale che è fondamentale, perché l'amore per l'arte, l'amore per la musica, l'amore per tutto ciò che creato, tutto quello che c'è, che mi crea come persona, lo devo lui. E io vorrei continuare a fare ciò che lui ha fatto in questo modo. Io ho fatto questa mostra perché vorrei dare ai giovani un messaggio. In questa società in cui c'è molta superficialità, molto vuotaggine, molta epistemicità, lo studio, l'impegno, perché fare un disegno comporta, ci vuole essere meticolosi, studiare, vedere, portare a completamento un quadro, ci vuole anche difficoltà. Adesso siamo tutti nel quadro immediato, nella facilità di poter fare. C'è questa cultura televisiva imperante che rovina, i nostri giorni sono rovinati. Quindi, perché ho fatto questa cosa? È un messaggio sia per voi, sia per il futuro, perché bisogna impegnarsi nella vita, bisogna fare qualcosa che dia possibilità che i nostri giovani siano diversi da questi di oggi. Questa è la cosa che volevo dire e volevo lanciare a voi. Però tu ce l'hai un quadro che ti piace, che preferisci tra questi, ma datemi un segnale, qualcosa. No, volevo dire un'altra cosa, io credo sia possibile. Forse scegliere tra i tanti quadri di Claudio è molto difficile, però quello che più Claudio riesce a portare al di fuori e esprimere, e forse poco ci se ne accorge qui in Sicilia. Perché lui ha un forte amore per la Sicilia che porta fuori, e infatti ho notato che molte delle sue mostre hanno proprio questo, il colore della Sicilia, la mia Sicilia, perché lui è un artista epidermico, è un artista che sente molto forte il contatto con la sua terra e ce lo racconta attraverso i suoi occhi, attraverso i paesaggi che lui dipinge, e lo porta, fortunatamente, anzi no, fortunatamente l'hanno visto solo due città del nord ultimamente, non so se effettivamente poi riusciremo con il futuro a portarlo in altri luoghi, Milano e Pesaro, e in quell'occasione però hanno visto una Sicilia bella, una Sicilia nuova, a volte anche una Sicilia muta per certi versi, però che ha una forza interna che non è uguale. Grazie Claudio. Allora lui mi ha estratto la frase finale che devo dire adesso. La Sicilia è la nostra mamma e noi vogliamo tanto bene alla nostra mamma. Grazie a tutti, buonasera.